Benvenuti in un nuovo video sulle serie TV, questa volta prima che me lo sollecitaste, a meno che l'abbiate sollecitato, ma io ormai ho girato, però non l'ho ancora fatto uscire. Insomma, andiamo avanti. Anzi, cominciamo proprio mentre è arrivato anche lui a rompere gli attributi maschili. Allora, vi anticipo già che non ci sarà nulla di natalizio. E quando mai c'è stato? Cominciamo con la terza stagione di The Mandalorian. Allora, piantala. È transitata Lumi. The Mandalorian, mi metto comoda, così magari Lumi mi si mette in braccio e non rompe mai le castagne. E, tra l'altro vi faccio, no, non si vede, questa maglia. Allora, The Mandalorian. Allora, io l'ho cominciato quando, un anno fa, quando è che è cominciata la terza stagione. E, oh sì, che bello, sì, Baby Yoda. Dai, fermali. Perché ovviamente lo so che si chiama Grogu, ma per me è Baby Yoda. E, solo che, stai buono. Ecco, farò il video così. Però questa serie ci ho messo 100 anni a finirla, perché cioè, all'inizio ho guardato, poi insomma un po' così. Perché Grogu, Baby Yoda, si vede poco, è un po' cresciuto, combina meno guai, parla più dei Mandaloriani, anche perché si chiama di Mandalorian. Però appunto, quindi è un po' più me. Poi, Uti. Piantala. E quindi alla fine mi era rimasta l'ultima puntata, ho detto e guardiamocela. Di cosa parla? I Mandaloriani che fanno cose, combattono e fanno cose da Mandaloriani. E appunto Baby Yoda, sì, Grogu è carino, si fa, però si vede prima era praticamente il personaggio principale, il co-personaggio, diciamo. Allora, adesso un po' più cresciuto, un po' meno bambino, insomma, e quindi però è bello, cioè, soprattutto io, avendo un fratello che guardava la fantascienza, io la detesto così, a prescindere, e quindi lo guardavo solo per Baby Yoda, perché Star Wars, mi ricordo, ho visto solo proprio i primi, che mi erano piaciuti, però non so, ho questa avversione così a caso per la fantascienza. E quindi, venendo un po' meno la presenza di Grogu, mi ha appassionato meno. Perché fondamentalmente, senza offesa per i Mandaloriani, chi se ne frega, ecco. E lo guardo solo per Baby Yoda. Comunque è bello, cioè, è sempre ben fatto, tutto quanto. Sì. A parte di Baby Yoda, mi piaceva. Stai buono! Mi piaceva la serie. Tra l'altro non so nemmeno se sia piaciuta. Cioè, se a tutti sia piaciuta o no, non lo so. Allora, non sono ancora morta. Qual era, scusa un po', stai qua. Qualcuno vuole adottare una simpatica gattina? Ah sì, ok, è quello che dico io. Allora, Non sono ancora morta è una serie molto carina, per quanto appunto non mi ricordassi il titolo. E, praticamente c'è questa tizia di cui ignoro bellamente il nome, e cioè non me lo ricordo più, perché comunque l'ho vista parecchio tempo fa, perché sono andata un po' a rilento con le serie TV, e perché ultimamente ho sempre sonno, quindi le comincio e dormo. E poi comunque ne ho cominciate, cioè ne ho 7000 cominciate, e quindi cioè, poi li finirò tutti assieme e farò 12 video, perché ecco. E questa era molto carina, diciamo, la commedietta. Allora, c'è questa tizia che è americana, che si sposa, no, si sposa, non so, va in Inghilterra tipo per 5 anni per amore, si molla col tipo e torna in America.
Costei era una giornalista praticamente quando torna come lavoro trova solo di fare necrologi. E tra l'altro c'è una, che non mi ricordo come si chiamava, di New Girl, la ragazza indiana che aveva sicuramente un nome di cui non mi ricordo. Ecco. E poi forse c'è qualcun altro. Lei, il personaggio principale, non mi ricordo minimamente che faccia abbia. Non mi ricordo che era castana, però vabbè. Comunque molto carino perché lei praticamente vede i morti. Però non è un'automopatologa. Praticamente lei deve scrivere il necrologio. Finché scrive il necrologio, lei sta in compagnia del morto. E che comunque appunto gli racconta le sue storie oppure se ha dei problemi da risolvere così e poi lei appena scrive il necrologio preme invio, cioè nel senso lo invia e il morto se ne va, però non è che fa sganasciare, però è simpatica come cosa. E poi le vicende personali ovviamente e la sua capa chi era? Non mi ricordo. Probabilmente era un'attrice famosa o comunque che ha fatto altre serie TV, ma non mi ricordo minimamente. Però molto carina. È bello che un sacco di volte che mi dimentico le serie TV poi erano carine e il mio cervello funziona in malo modo. E quindi discreta, ora non è che scompiscerà, però è carina e spero vada avanti, non so di che anno sia. Ah, Esterno Notte. Allora, Esterno Notte è un attimo che devo fare mente locale, cioè vabbè, parla del rapimento di Aldo Moro, però ah no, era proprio attore, non erano cos'è. E praticamente parla del vabbè, immagino di voi giovani, non lo so, comunque è un fatto di cronaca assolutamente del 79. Il rapimento di Aldo Moro e vabbè, la dipartita, insomma, non è che spoiler, c'è cioè un fatto di cronaca assolutamente famoso, comunque, vabbè. Viene rappresentato, non ho idea in che modo, perché tra l'altro io mi sembra di aver visto recentemente un'altra cosa su Aldo Moro, a parte il romanzo criminale che ne parla. Però mi è venuto minimamente in mente perché appunto alcune cose mi ricordavo di averle, però e ci sono tutti i politici del tempo, non ho idea se davvero sia andata così perché praticamente era stato sequestrato dalle Brigate Rosse, poi bibibiba e cose varie, però siccome lì c'era tutta una roba politica perché si sa bene cosa abbia giocato, se poteva essere rilasciato o meno, insomma, ignoro perché non seguo nella politica, figuriamoci, i retroscena, non ho idea. Però è una bella serie, sono andata a trovare i sosie di Andreotti e di Cossiga e boh, bella, insomma. Comunque, vabbè, la storia italiana e andrebbe un po' conosciuta se non la conoscete. Poi di qua dietro non c'è ancora nulla. Ok. No, sto guardando perché mi sembra di avere che mi manchi una serie. Perché mi ricordo che aveva vinto dei premi, ma non, però magari non l'ho ancora finita, non lo so. La 18ª serie di Grey's Anatomy. Come più e più volte vi ho detto, io a volte guardo serie che non mi piacciono e che so che non mi piacciono. Però appunto le guardo apposta perché mentre faccio altro le guardo, quindi
posso anche perdermi pezzi di trama e chi se ne frega, cioè. È giusto, vabbè, per non ascoltare musica, ho il sottofondo della serie TV. A volte guardo, poi cosa succede? Succede. Detesto quasi tutti i personaggi. E boh, vi avevo già un po' detto qualcosa quando nell'altro video ho visto, vi avevo parlato di Station 19, perché è lo spin-off. E boh, i soliti melodrammi, la solita Meredith che io non sopporto, e boh. Non ricordo minimamente nessun fatto degno di nota. Pessimismo e fastidio. 18 anni della mia vita a guardare sta roba. No, vabbè, però. Ormai qui sono una dinastia di sorelle, sorelle acquisite, figlie, nipoti. È appunto una cosa che mancano sempre i personaggi simpatici che smorzano un po', perché serie mediche, già il tema è triste, in più se ci metti i loro psicodrammi non c'è una persona che smorza un po' l'ambiente, almeno per quel che mi riguarda. Lo guardo così perché spero che prima o poi finisca. Tra l'altro non so se ve l'ho detto, io tipo alla 14ª serie ero convinta fosse finita, non so. Poi mi fai ancora che ce n'è già altre due di serie. E vabbè. Poi Subur Eterna. Allora. Sì, avevo già cominciato a fare video quando guardavo Suburra. Suburra mi è piaciuto un saccone, proprio. Sono rimasta orfana quando. Mi è piaciuto sia il film, io li ho visti in questo, cioè, in questo, ho visto prima il film, poi la serie a metà, se tipo tra la seconda e la terza, ho letto il libro, di Suburra. Questo è tipo uno spin-off, infatti apprezzo che non sia Suburra, ma è Suburra Eterna. E questo, appena è finito Suburra, di cui comunque non vi spoilerò nulla perché sono collegate, vi consiglio di vedere Suburra. E c'era già sta cosa di fare sto spin-off al femminile. E meno male che poi non è stato così, o almeno insomma, perché le personaggi femminili mi stavano antipatiche. Comunque, allora, senza dirvi nulla di Suburra, in questa serie ovviamente manca Alessandro Porchi, Aureliano, e ovviamente, cioè, partiamo già, ecco, cioè, no, non dico che lo guardavo solo per lui, ma buona parte, un po' sì, sì, lo guarderò, comunque sapete che adoro Roma, quindi si vede Roma. Spatino è proprio totalmente, cioè si era rifatto una vita, altrove torna perché ci sono le faide. Tra l'altro appunto Spatino da giovane era bello allegro, adesso è un personaggio tetro perché ha passato dei brutti momenti ovviamente. Discreta però, boh, cioè apprezzo un pochino di voler fare vivere lo spirito di Suburra, ma però se vi è piaciuto e non avete visto Suburra, decisamente guardatevi Suburra. E boh, si guarda volentieri. Tra l'altro appunto sono partita già immaginando che non potesse minimamente competere, quindi non avevo aspettative, che sono state deluse perché proprio tutto sommato era discreta. Sì. C'erano purtroppo i sottotitoli, ma ok. E la seguirò, però non quanto Suburra. I May Destroy You, Trauma e Rinascita. Allora,
In questa serie è inglese. Non mi ricordo. Potrebbe esserlo. Vabbè, allora c'è una giovane scrittrice, cioè scrittrice, ha scritto solo un libro che ha fatto il boom e poi appunto ha difficoltà a scriverne un seguito perché la casa editrice l'ha presa di quella. È una tipa appunto che fa uso di un po' tutte le sostanze e si era inglese perché va anche spesso in Italia e subisce violenze almeno due e parla anche di altri personaggi, tra l'altro anche la versione maschile e tutto sommato la difficoltà che già, insomma, chi subisce violenza ovviamente non uguale e adesso si comincia, comunque lì parla dell'Inghilterra, a dare più importanza. Però c'è anche un attimo la differenza tra il fatto che se accade all'uomo è la serie, ma sì, quindi è molto cruda, molte scene molto molto esplicite, però secondo me andrebbe, è anche un po' triste perché ovviamente andrebbe fatta vedere anche ai giovani. Ora non so se sia vietato ai minori di 14 anni, no, non ho la più pallida idea. Però tanto fondamentalmente se uno comincia ad avere attività, tanto vale che guardi. Perché può essere abbastanza educativa, perché comunque ci sono molte forme di violenza che siamo abituati a pensare che sia una cosa normale, quando invece comunque è una violenza, anche se non è una violenza fisica, ci sono varie forme di violenza. E quindi magari appunto alcune sono anche chi le fa non pensa che siano così gravi perché appunto non è fisica, però sono cose che appunto su cui riflettere e secondo me potevano farla un po' meno esplicita, forse era un po' più adatta. Però secondo me andrebbe vista da chi appunto si sta per lanciare nel mondo, nel fantastico mondo dello zoom zoom, e perché appunto ha subito un trauma e è tutto un pari percorso. Poi The Starcase, sì, che Starcase. Lo chiamo solo Starcase, ma è Staircase, ovvero stair, scala. Allora, questa è una storia vera di cui però ovviamente non ho mai sentito parlare. Americana, sì. Sì, no, vabbè, lui è inglese, Colin Firth. E poi chi c'è? Altra gente. No, forse mi confondo. Comunque c'è Colin Firth di sicuro. Però c'è qualcun altro. C'è un bel cast, mi sembra. E allora, praticamente, in una normale famiglia di Mulino Bianco, che in realtà normale non è, la madre, diciamo, la moglie, la madre, viene trovata dal marito in fondo alle scale, tutta tempestata di sangue. E vista la scena, ovviamente. Lui sostiene che sia stato un incidente, cioè che lei fosse ubriaca o che e fosse caduta da sola. E mentre ovviamente l'accusa pensa di no, perché c'è veramente molto sangue e sono state trovate tracce di violenza, traumi sul corpo. E boh, quindi poi la sorella di lei appunto, si accanisce e una figlia stranamente
sta dalla parte della zia, diciamo. Processi su processi, cioè sia l'accusa che dice che è stato marito e ovviamente la difesa ha trovato un modo, cioè quella che per loro è la spiegazione plausibile. E nel mentre il tutto è girato come se fosse un reality, cioè è fatto con gli attori e tutto, però probabilmente il tipo ai tempi aveva accettato di fare un reality, quindi cioè non è docu-serie. Nel film c'è sta troupe e che è appunto una persona della troupe vuole fare tutto per scagionarlo e quindi anche lei vuole trovare i modi. Perché è convinta che lui sia innocente. C'è questa spiegazione che è un po' strana, però sembra verosimile, però alla fine non so se è finita cioè se era una stagione buona, però alla fine in realtà non si è mai capito. Lui comunque del carcere se l'è fatto, poi ha patteggiato, che ne so, e poi è uscito. Però in realtà non si è mai capito davvero perché lui non ha né mai, cioè lui si è sempre dichiarato innocente. Le prove sì, erano, però appunto ci potevano anche essere varie spiegazioni. Quindi lui si dichiarava innocente, l'accusa lo accusava. Però diciamo che c'era il dubbio e non si è mai saputo in realtà questa poveraccia come sia morta. Quindi un po' di serie così per le feste, per quanto non siano per niente festive, ve le ho consegnate e vi posso